Con Chiara Gironi qui a questo convegno organizzato dall'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere, ormai un diciamo siparietto, come dicevamo prima, abitué di commento alla politica di Renzi, però questa volta obiettivamente ci sta un fatto di, diciamo, di cronaca importante, un evento che collega un pochino appunto questa tematica abituale con il tema di cui parla questo convegno, che è l'Europa, ed è la visita di Renzi a Ventotene, a carcere di Santo Stefano, che sta per essere diciamo ristrutturato, che avviene prima di un incontro che avrà con il presidente Juncker. Ecco, Chiara, hai letto un po' le cronache, che ti sembra, come ti sembra sia andata questa visita? Prima di Juncker è subito dopo la Merkel, no? Fra l'altro. E, fra l'altro, questo incontro è stato annunciato da Renzi proprio a Berlino. Io sono contenta che si approfondisca, si riscopra Ventotene, il sogno europeo, un sogno, come dicevo poco fa nell'intervento al convegno, di libertà e di pace. E, oltre a Spinelli, Pertini, Rossi, anche naturalmente De Gasperi ne è stato protagonista. Costruttore. Purtroppo io credo che questo sogno, diciamo che l'Europa di oggi un po' lo tradisca, e quindi va bene riscoprire Ventotene se ci aiuta a cercare di ritrovare il filo di un'Europa che da Europa del sogno di valori come la libertà e la pace è diventata l'Europa dei no. Per un giovane oggi l'Europa non è quella del mai più guerre di De Gasperi, Schuman e Adenauer, non è quella della libertà di viaggiare, della libertà di avere una moneta in tasca che ci portasse dappertutto come è stata per i giovani della mia generazione. Oggi l'Europa è l'Europa del no, l'Europa del non si può aiutare chi ha perso i soldi con le banche, del non si può fare perché l'Europa non vuole, del vincolo su qualsiasi aspetto della vita quotidiana come gli ulivi che vanno tagliati in Puglia. È l'Europa che non riesce a rispondere a drammi umani, civili, come il terrorismo e l'immigrazione. Perché io non posso, se scappo da una guerra, chiedere asilo politico all'Europa? No, devo chiedere asilo politico nel paese dove ho la fortuna di arrivare prima che mi becchino e mi prendano le impronte. Se io, quando Hollande, dopo l'ondata di commozione, di solidarietà per gli attentati in Francia, ha cercato di costruire una risposta al terrorismo, giusta o sbagliata o discutibile, come sono sempre le risposte politiche, non ha trovato nessuna solidarietà europea, ha dovuto fare un pellegrinaggio per le cancellerie per vedere quale paese lo aiutava e fino a che punto lo potevano aiutare. Tornando a Ventotene, che era la tua domanda, la visita di Renzi a Ventotene, io temo che, senza voler mettere in discussione la buona fede, ma ieri sia stato un po' uno spot, una strategia di comunicazione per una giornata in cui il Presidente del Consiglio aveva l'esigenza di stare nei TG della sera senza dover affrontare il tema di rispondere sull'imbarazzante, complessa questione del Family Day. Sì, intanto diciamo che effettivamente, come tu hai ricordato, viene subito dopo questa vista, viene subito dopo l'incontro con la Merkel, che però ha detto che non aiuterà Renzi con Juncker per quanto riguarda la flessibilità, insomma, se lo dovrà vedere da solo. Sì, è stata un po', diciamo, venduta dai giornali italiani come una cosa positiva, nel senso, e può esserlo, la Germania non si opporrà all'Italia, però sappiamo bene che in questa partita Renzi, io credo che faccia bene a rivendicare e a chiedere e a dire che la strategia dell'austerità, del puro contenimento dei costi, del puro perseguimento del pareggio di bilancio non funziona soprattutto nei paesi mediterranei, che espone ai populismi, perché la politica non riesce più a intervenire per migliorare la condizione di vita delle persone, e l'Europa appare sempre solo una sfilza di no. Quindi Renzi ha ragione, ma
in questa strategia non ha alleati, non ha strategia per perseguire questo risultato. Quando il risultato politico del voto in Grecia, con la vittoria di Tsipras prima e poi il referendum ancora vinto da Tsipras, hanno portato nel cuore dell'Europa questa contraddizione, la Grecia è stata abbandonata a se stessa, un po' meno dalla Francia, ma certamente dall'Italia, che diciamo che ha sprezzantemente liquidato il referendum come i greci dovranno dire sì o no all'euro, che era il contrario di quello che diceva Tsipras. Tsipras diceva: io non voglio uscire dall'euro, voglio la forza di fare quello che le urne mi hanno consegnato come mandato, voglio poter fare una politica diversa. E l'Italia non ha aiutato, non Tsipras perché a me mi sia simpatico, andasse aiutato, non ha colto l'occasione di portare questa contraddizione, che non riguarda solo la Grecia, riguarda la Spagna, riguarda il Portogallo, riguarda anche, arriva anche all'Italia, non l'ha portata come contraddizione politica, ma l'ha in quel momento gestita dando sponda alla Merkel e a Schauble, che dicevano a Tsipras: devi stare nelle regole, e infatti Tsipras è rientrato nei ranghi. Sì, effettivamente sono d'accordo che non sia stato, diciamo, un grande spettacolo quello. Forse la voce grossa poteva farla anche all'epoca Renzi, perché insomma la Grecia poi non ci è lontana, è vero che le nostre condizioni sono diverse, ma poi insomma non tantissimo diverse. Siamo un paese più grande, che ha maggiori responsabilità e anche maggiore forza, la solidarietà non politico. Si chiede solo per se stessi. Ma non era una questione di bontà, diciamo, di solidarietà per amicizia o per cortesia verso dei vicini di casa, era una questione politica, perché quella contraddizione scoppiata in Grecia poteva portare alla luce delle difficoltà che riguardano tutta l'Europa, in particolare l'Europa del Mediterraneo rispetto all'Europa, diciamo, dell'area tedesca egemonizzata dalla Germania. Sì, abbiamo bastonato un po' questa Europa. Siccome tu hai citato il Family Day, ieri Liberi TV è stata al Family Day, abbiamo fatto un reportage con un'intervista che ovviamente invitiamo Chiara Gelloni a vedere. Certo. Lì l'orizzonte era invertito, in quanto l'Europa, almeno a parere di chi parla, era foriera di qualcosa che effettivamente ci vede ancora un po' primitivi, e cioè appunto la regolamentazione delle unioni civili, delle coppie omosessuali, ma anche questa famosa adozione del figlio e del coniuge omosessuale. Lì si diceva nelle interviste: se questa è l'Europa che chiede questo, è meglio l'Italia, che è portatrice dei valori del cristianesimo millenario e così via. Quindi in quel lì stavamo, forse l'Europa ci può dare una, ci può mettere sulla buona strada. Allora, io credo che in questa piazza ci siano anche tante cose diverse, volendo, no? Un conto è non voler dare i diritti, un conto è porre la questione di dove porta concedere alcuni diritti, che è una forma di preoccupazione che non è necessariamente il nazismo, può essere anche una preoccupazione legittima. Io fatico a considerare integralista uno come Monsignor Bregantini, che oggi fa delle interviste sui giornali in cui dice che lui era in piazza e che condivide le preoccupazioni di quella piazza. Detto questo, anche qui l'Europa, le elite, gli establishment europei devono stare attenti a non, secondo me, dare per scontato di rappresentare tutto un popolo che non sempre è disposto a seguirti su certe affermazioni. Ciò nonostante, io penso che l'Italia sia matura per una legge sulle unioni civili, che sia matura forse anche per una legge più avanzata di quella che i vescovi contribuirono ad affossare nel 2007, quella sui Dico, e che oggi rimpiangono.
come Ruini oggi dice esplicitamente, cioè, no, ma per me una legge sulle unioni civili va bene, ma bisognerebbe che riconoscesse i diritti delle persone in coppia e non la coppia come tale. Ed era esattamente il punto di mediazione a cui si era arrivati nel 2007, quando Rosi Bindi e altri cattolici che avevano lavorato a quel punto di mediazione furono quasi scomunicati dai loro vescovi. Questi temi vanno gestiti con grande capacità di mediazione politica e anche senza intolleranza. Io non metto sullo stesso piano tutte le opinioni, ho la mia. Io penso che ci voglia una legge sulle unioni civili e che i diritti vadano riconosciuti, non concessi, perché i diritti si chiamano diritti perché sono, come dice la nostra Costituzione, preesistono al fatto di essere riconosciuti, quindi non possono essere concessi da nessuno. Credo che ci sia una questione di uguaglianza di una categoria di persone che è tempo che ottenga quello a cui ha diritto. Detto questo, credo che non si possa neanche combattere l'intolleranza con un'altra forma di intolleranza. È necessario che ci si ascolti, si prenda la ragione che c'è in tutte le posizioni e si faccia non degli strappi, non degli atti di forza, sinceramente anche delle conte parlamentari mi sembrano una risposta insufficiente, perché il Parlamento sì, alla fine si conta e decide, ma in Parlamento dovrebbe essere anche il luogo dove si forma una mediazione, e in parte credo anche che la legge Cirinnà lo sia. Beh, non pensi che, diciamo, in qualche modo si arriverà, che poi saranno gli italiani a decidere con un referendum, perché poi il rischio è questo. Può darsi, e se sarà così sarà giusto confrontarsi anche con questo passaggio referendario, come in passato è stato, su altri temi e con esiti diversi a seconda delle varie fasi storiche. Quello che però a me starebbe a cuore è che un po' il limite del referendum forse su questi temi, anche se i referendum spesso hanno consentito dei passi avanti, non è detto che la risposta sui problemi sia sempre sì o no. Vuoi che gli omosessuali, le coppie omosessuali siano riconosciute? Io ti dico sì, ma ci può essere una legge buona o una legge cattiva o una legge meno buona di un'altra, quindi bisogna dire sì e bisogna anche fare delle buone leggi che regolamentino un tema complesso al quale non basta sempre per forza solo dire sì o no. Sull'aborto io sono cattolica, ma penso che la 194 sia una buona legge. Penso che non sarebbe una buona legge una legge che dice domani mattina puoi andare in ambulatorio, mettere una firma e abortire dopo 5 minuti. Si può fare una legge sull'aborto in tanti modi senza per forza essere dei retrogradi nazisti, ecco. D'accordo, vedremo quello che riusciranno a fare. Grazie a Chiara Gialoni.